Noi stiamo lavorando su due tipi di scenari diversi. Da una parte oggi abbiamo discusso con ospiti internazionali del ruolo dell'intelligenza artificiale nella didattica e quello che emerge, sostanzialmente impariamo anche dagli errori del passato, che serve non rincorrere l'innovazione dell'intelligenza artificiale, ma provare ad integrarla da subito, cominciando da subito a capire quali possano essere gli strumenti e le potenzialità dell'uso di una tecnologia così potente a favore dell'educazione. Quindi emergono sicuramente risultati interessanti, ne parliamo e ne stiamo parlando il più possibile con i dirigenti scolastici e con i docenti, perché saranno poi dopo loro a valutare come e quanto integrare questa tecnologia nelle metodologie di insegnamento. E un altro fronte è quello proprio dell'uso dell'intelligenza artificiale anche come amministrazione. Noi stiamo facendo un progetto con l'università, col Politecnico di Milano, dal quale emerge che anche l'analisi dei dati si può avvalere dell'intelligenza artificiale per fare in modo che possano essere riadattati, perché possano orientare anche le politiche di intervento della stessa amministrazione. Quindi anche lì due campi di applicazione estremamente interessanti. Allora, oggi abbiamo ragionato anche di dispersione scolastica. Emerge un dato positivo in termini assoluti per quanto riguarda le percentuali di abbandono scolastico e anche altre percentuali collegate ad elementi predittivi come la scarsa frequenza, insomma tutti elementi che possono far prevenire, per prevenire e prevedere la dispersione scolastica. In generale c'è un dato di miglioramento, questo è positivo, soprattutto alla secondaria e al secondo grado, quasi 2 punti percentuali di differenza rispetto all'anno scorso sono un risultato importante. Rimane un problema, diciamo, enorme collegato alla dispersione implicita, perché i dati che ci hanno presentato anche oggi continuano a rappresentare anche in Sicilia un netto gap, per cui è vero che i ragazzi riusciamo a farli poi rientrare nel sistema, quelli dispersi, ma poi escono al quinto anno, alla fine del percorso di secondaria e secondaria, con delle carenze importanti per quanto riguarda le competenze di base di italiano e matematica. Quindi, diciamo, con la presentazione di questi dati abbiamo voluto fare in modo di dare una rappresentazione più realistica del fenomeno, per fare in modo anche che si possa trovare soluzioni diverse ad un fenomeno come questo, che è un fenomeno molto complesso.